E quindi siamo ritornati alla base e questa qui rappresenterebbe la prima fontana. Sono anche musicisti. Bello, eh? A più tardi. Quanto so belli l'omeni moretti, e specialmente quelli giovenotti, e specialmente quelli giovenotti, bevano innamorali soli occhietti, zompa e balla e non c'è pensa, oggi va bene, domani chissà. E lo mio amore che si chiama Carlo, venitelo a vedere, sì quanto è bello, venitelo a vedere, sì quanto è bello, lo tengo ritrattato sul ventaglio, zompa e balla e non ci pensa, oggi va bene, domani chissà. E lo mio amore che si chiama Peppe, è il meglio giocatore delle carte, è il meglio giocatore delle carte, se le impegnate le tibia tre sette, zompa e balla e non ci pensa, oggi va bene, domani chissà. Lo mio amore che si chiama Rocco, la tramontana l'ha pelato tutto, la tramontana l'ha pelato tutto, col pelo me so fatta il manicotto, zompa e balla e non ci pensa, oggi va bene, domani chissà, zompa e balla e non ci pensa, oggi va bene, domani chissà. Allora ragazzi, siamo arrivati qui
in questo straordinario e bellissimo ristorante. Allora, io prima ho parlato dei due ladroni, in poche parole abbiamo ordinato, però non sapevo che avevano la terrazza e quindi in automatico hanno riservato internamente, e quindi abbiamo approfittato e siamo venuti qui, che volevamo venire di giorno, però comunque ancora giorno, e siamo venuti a questo straordinario e bellissimo ristorante che si chiama Casina Valadier. È un ristorante che si affaccia proprio su tutto il panorama. Noi siamo lì con la tavola, quindi immaginate il panorama che noi abbiamo, e ci sono anche là delle tavole, e noi ci troviamo proprio in un punto bello alto. Dopo vi faccio vedere il panorama, non solo, il fatto è che è bellissimo anche al suo interno questo ristorante. Adesso ve lo faccio vedere, faccio subito un salto sopra per poi mostrarvi tutta la città, come al solito cancelli chiusi, e da qui si ammira di un'ottima vista su tutta Roma. Però comunque andiamo dall'altro lato, anzi andiamo proprio sopra e filmiamo dal balcone là, no? Presumo che si veda meglio la città, però penso che il ristorante più bello è proprio l'Hotel Hilton a livello panoramico, come panoramico, che è all'ultimo piano là. Ancora devo andare a fare una facciatina, andremo a fare poi, non vi preoccupate. Ok, ci sta anche questa bellissima passerella che vi dà la possibilità di essere star per qualche ora. Ma poi guardate gli affreschi, è qualcosa di straordinario questo ristorante, straordinario, proprio una villa pompeiana, una villa romana antica. Guardate che bello, proprio una figata. Adesso poi vi faccio vedere anche il menù. Guardate qui, c'è qualcosa di impressionante. E poi ci stanno da tutte le parti, da tutte le parti. Guardate qua che bello, di sinistra, devi scendere le sale, eh? Yeah. Guardate che bello. Guardate che belli affreschi. E poi logicamente anche i punti panoramici. Il fantastico panorama che si vede da questo punto. Vi faccio vedere gli altri punti che sarebbero questi, però sono coperti da vetri. Ma più tardi. Ah, che affreschi, che belli. Adesso la città man mano praticamente si illumina, immagino che di giorno sia un qualcosa di sconvolgente. Allora, a più tardi. Però, meno male. Meno male che è un po' più... un po' ventoso, eh? Sì, però... Allora, ora vi faccio vedere che cosa mangiamo. Che sono questi cosi? Grissini. Ça m'étonne pas qu'il y ait personne. Ils reçoivent mal. Non mi piace. Allora, questi qua sono fiori di zucca. E questo? E a te la stessa cosa. Poi ci stanno i calamari e i gamberi lì. No, so. Allora, fritto, come antipastino. Vorrei un piatto. Ce l'hai davanti, sì. Il piatto. Se si continuano, mi dispiace dei colori che non ci sono. Paccheri con coniglio, una marea di roba, ma no, pure buoni paccheri, la gnocchetti e là altri paccheri. Poi stiamo al dessert. Se la si è mangiata quella fogliolina di... Vabbè, ma quelle poi ci stanno sempre sopra, le persone ignoranti. Anni c'è stelle. Bello. Buono, buono. Che c'è stelle.
Allora, come se le dice? Sembra bello. Paoletto. Sì, appa. Quando mi hanno detto la fogliolina e la Diana, cioè credevo che era cioccolato. La serviette, dov'è? La vedi? Appa. Che cos'è il tovagliolo?